Ok, buonasera a tutti e a tutte, ben arrivati a questo appuntamento. Io sono Gianluca Sciandameo della cooperativa Camera Sud e sono qua, diciamo, in veste di chi avvia un po' la discussione. Passerò a brevissimo il microfono. E intanto grazie per aver colto questo invito e grazie alla Fondazione per aver colto la nostra proposta di presentare qui a Lector in anteprima una mostra che verrà inaugurata a fine ottobre a Mola, una mostra fotografica di cui vedete, insomma, una delle foto allestite nella stanza qui accanto. Ci sembrava un'ottima opportunità per offrire un'occasione di ragionamento sull'Iraq contemporaneo, quindi insieme a Savino Carbone, che è l'autore delle foto, ci sono Cristiane Lì e Silvia Moresi che hanno accolto, e quindi grazie per aver accolto questo invito, e ci aiuteranno, insomma, un po' a tracciare un quadro di un paese che in fondo non è così lontano, almeno geograficamente. E noi l'abbiamo un po' sperimentato producendo questa mostra e acquistando, come dire, i voli aerei per permettere a Savino di passare del tempo in Iraq a lavorare sul posto. E, insomma, in fondo non è così irraggiungibile, però appare invece molto lontano e quindi questa serata, questo incontro serve proprio a questo, a darci un po' di elementi per inquadrare poi il lavoro di Savino in un contesto, diciamo, geografico che è così significativo, così interessante, che in realtà ci riguarda anche molto molto da vicino. Quindi io passerei la parola a voi direttamente e poi chiaramente qualsiasi curiosità, spunto di ulteriore ragionamento è ben accetto. Grazie ancora. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, sono Cristian Elia, sono giornalista e mi sono occupato di Iraq per tanti anni, dal 2003 al 2019, data del mio primo e del mio ultimo viaggio nel paese. L'Iraq oggi sembra oltre, come giustamente veniva detto, quasi un altrove, no? Lontanissimo, ma soprattutto è un altrove narrativo, nel senso che chiunque di voi, per età ovviamente, può ricordare cos'è accaduto poco più di 20 anni fa, che poi è un ventennale che ha in qualche modo, no, mosso il lavoro di Savino come riflessione. La famosa operazione Enduring Freedom, l'idea, no, della guerra al terrorismo, quindi dopo quello che era accaduto, le Torri Gemelle, gli Stati Uniti, l'Afghanistan, l'idea che il regime di Saddam Hussein in Iraq fosse uno sponsor del terrorismo, l'invenzione di sana pianta dell'esistenza di armi di distruzione di massa. Qualcuno ricorderà, no, il segretario di Stato americano con la fialetta piena di profumo, il duty free, che mostrava le prove, no, per cui l'attacco di quella che poi è diventata una guerra drammatica, feroce. Israele in Palestina col suo genocidio sta cercando di battere tutti i record, ma gli anni della guerra in Iraq sono stati anni di centinaia di migliaia di vittime civili, attentati ogni giorno, perché gli Stati Uniti trovarono sul campo una resistenza enorme. E ci riguarda come. Oggi forse la strage di Nassiriya non dice più granché, no? Ma le truppe italiane sono state coinvolte nelle operazioni di combattimento in Iraq. Ma facciamo un passo indietro. Il tema che ispira il lavoro di Savino, che ovviamente qui viene presentato, accennato, insomma, ma che io ho avuto la fortuna, avendo incontrato Savino in un percorso che ci ha fatto ritrovare e conoscere attorno alla scuola Alessandro Leogrande, indaga un elemento.
l'Iraq sostanzialmente è un'invenzione degli occidentali, così com'è, nei suoi confini squadrati che sembrano creati da un bambino senza troppa fantasia. L'Iraq è un prodotto della caduta dell'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale, per cui viene insediata una monarchia che non aveva alcuna relazione con la storia di quei territori, con la popolazione locale, vicina agli inglesi, e vengono, diciamo, accorpati territori molto diversi fra loro, quindi un nord a maggioranza curda, un centro, diciamo, sunnita, la maggioranza del paese centro-sud sciita. Lo sciismo, gli sciiti, l'asse sciita, no? Torna molto in questo drammatico periodo, quindi l'Iran che, secondo le narrazioni dei miei colleghi che non sanno tantissimo di Medio Oriente, muove in una stanza Hamas, Hezbollah, non funziona assolutamente così. Però l'identità sciita è sicuramente un elemento molto forte, un elemento oppositivo al dominio sunnita della politica degli stati del Golfo, no? Che innanzitutto è una fitna, no? È una guerra fredda all'interno dell'Islam, perché è proprio in quella guerra fredda, in quella tensione fra l'Arabia Saudita e l'Iran che si giocano tutta una serie di lotte di potere, dove la religione molto spesso è solo una strumentalizzazione. Però l'identità sciita è molto forte, per tutta una serie di motivi. In Iraq, nello specifico, attraverso tutta una serie di eventi storici che vi risparmierò sicuramente, però si arriva, diciamo, alla famosa guerra Iran-Iraq, una guerra fra le più sanguinose del tempo, una guerra con veramente tanti tanti morti, dove l'Occidente appoggia Saddam Hussein nel tentativo di punire la rivoluzione islamica in Iran, quella che ancora oggi abbiamo, no? Gli Ayatollah al potere in Iran. Il senso degli sciiti per quest'idea di sopravvivenza, di non essere annientati dal dominio sunnita, li ha sempre portati a difendersi in una maniera davvero straordinaria per certi versi. Voi immaginate che in quella guerra l'Iraq di Saddam Hussein era finanziato e sostenuto dagli Stati Uniti, da tutti, no? Eppure l'Iran ha resistito, non è caduto. Il 2003 ha portato all'Iran una opportunità. Come sempre nelle operazioni militari che abbiamo visto sulla pelle di centinaia di migliaia di civili in Medio Oriente negli ultimi anni, non c'è mai una reale strategia logica che comprenda le comunità locali, che abbia una conoscenza del territorio. Quindi si creano questi vasi di Pandora che esplodono, si creano questi stati, si collassano questi stati e poi non si ha una strategia di uscita. Quindi bisognava far cadere il regime di Saddam Hussein, ma non c'era nessuno piano B al post Saddam Hussein, che non fosse purtroppo in una sanguinosissima guerra civile. Nel 91 Saddam, mollato ormai dai suoi amici occidentali, prova a invadere il Kuwait e quindi viene attaccato a sua volta, punito e invaso. Gli sciiti iracheni vedono in questo un'opportunità e sostengono l'attacco della coalizione internazionale. Ma non arrivano fino in fondo, non rovesciano Saddam Hussein. Bush padre, chi di voi si ricorda l'insostenibile famiglia Bush? Cosa succede? Succede che se ne vanno, non rovesciano Saddam, e la vendetta cala su sciiti e curdi in una maniera disumana. A me è capitato di intervistare alcuni ufficiali iracheni che raccontavano di fosse comuni, di persone messe in vasche d'acqua ed elettrificate, di torture terribili, no? Il risentimento, l'odio, la paura, la rabbia della comunità sciita cova, subisce un regime terribile come quello di Saddam Hussein, che nessuno vuole raccontarvi come un posto bello. Il 2003 diventa un'opportunità, l'Iran capisce che l'Iraq sarebbe stato per sempre destabilizzato e attraverso una serie di figure che vanno da grandi figure religiose e spirituali come Ali al-Sistani fino ad arrivare invece a figure estremamente più pratiche, politiche come Muqtada al-Sadr o altri personaggi, no? Capisce che c'è un'opportunità e paradossalmente, come sempre accade in queste guerre senza senso, il risultato è opposto a quello che si raccontava, no? Di esportare la democrazia come un prodotto da banco. Quindi l'Iran accresce la propria influenza ed entra, diciamo, riesce a prendere uno spazio di agibilità soprattutto nei territori del sud che non aveva mai potuto avere come identità sciita.
E io, che ero in quegli anni a raccontare quella guerra, vedevo comparire attraverso tutta una simbologia, tutta una serie di elementi culturali, tutta una serie di riferimenti al culto sciita che si differenzia da quello sunnita, come sempre più, no, come fosse un tabù che si poteva vincere, per cui potevi dire ad alta voce che eri sciita, potevi farlo vedere. Questa cosa montava, no, fino a diventare quasi un'ostentazione. A un certo punto gli Stati Uniti non ci capiscono più niente, si ritirano sostanzialmente nel 2008-2009, lasciando solo un tappeto di cocci, di devastazione. I curdi avevano più o meno preso il controllo del nord e andava governato tutto il paese. Gli sciiti erano la maggioranza, quindi attraverso le elezioni sostanzialmente prendono il controllo del paese. Prendono il controllo del paese, a quel punto le sacche di resistenza, chiamiamole così, soprattutto quelle che poi diventano l'ISIS sostanzialmente. L'ISIS nasce da quelle legioni di ribelli iracheni contro molti dei quali, vi assicuro, molto laici, che si convertono a questa forma di radicalismo. Molti erano ufficiali dell'esercito, molti erano persone che erano vissuti in uno stato laico per tanti anni, e a quel punto vengono create queste milizie sciite davvero feroci, davvero forti, davvero che però paradossalmente non portano solo un'operazione di combattere l'ISIS e riprendere il controllo di alcune zone del paese, ma diventa anche una sorta di resa dei conti identitaria a un certo punto. E per cui quello che il lavoro di Savino è andato a toccare, con un occhio che io ho apprezzato dalla prima volta che ho avuto modo di vederlo, perché è un occhio estremamente delicato, è un occhio umano, soprattutto rispetto a un paese che per tanti anni, anche per ovvi motivi, veniva raccontato in maniera estremamente pulp, no? In maniera estremamente truculenta, perché è anche un po' il mestiere, no? A volte, piaccia o non piaccia, del reportage di guerra, quello di far vedere un certo tipo di devastazione, l'autobomba, l'attentato. Savino è riuscito a cogliere invece proprio quell'elemento identitario attraverso dei simboli, delle cerimonie, delle festività, che però ti raccontano da un lato un elemento, c'è un elemento narrativo, no? Un elemento iconografico di far conoscere una cultura così importante e così al centro del dibattito internazionale, perché oggi il ruolo dell'Iran è assolutamente un tema della politica internazionale. E dall'altro però è questo viaggio antropologico anche negli Islam, che è una cosa fondamentale rispetto all'informazione dannatamente provinciale orientalista come la nostra. L'Islam sono mondi, l'Islam sono universi, sono diversità, sono conflitti, sono esperienze che convivono con un mosaico di lingue, di culture, di culti altri. L'Iraq era un posto incredibile, dove il vice primo ministro era un cristiano, non so come dire, no? È anche difficile a volte riuscire a rompere lo stereotipo del media mainstream che ti raccontano che c'è l'Islam contro il resto del mondo. E lo fa attraverso un elemento culturale, identitario, che però ci fa capire anche quanto, e chiudo, quello che andiamo a generare poi siano i frutti avvelenati di scelte avventate. È ovvio che tutto quello che è accaduto nell'Iraq post 1918, tutto quello che è accaduto nell'Iraq post 91, post 2003, ci riguarda. E ci riguarda come? Perché sempre è stato il frutto avvelenato di scelte imposte, di una mentalità coloniale che, per quello che è la dannazione di ogni iracheno, come mi disse una volta uno scrittore straordinario di Baghdad, lui disse: il petrolio è la mia maledizione, no? Perché non ha portato nulla a questa gente se non guerra e devastazioni. Ecco che attraverso l'umanità della fede, dello spirito, che però si sa fare anche lotta dello sciismo e del ritorno dell'influenza sciita rispetto alla vita politica irachena, Savino racconta una in mille storie, come secondo me devono fare tutti i progetti di qualità, e questo lo è, e quindi sarò un suo tifoso, un suo seguace fino alla fine, e
applausi a chi l'ha prodotto, perché ci vuole sempre coraggio per vedere la profondità di un progetto, no? Che non è immediatamente recepibile da pubblici non abituati più a una cultura della complessità, che secondo me invece questo lavoro rispetta profondamente. Quindi vi invito a seguire il lavoro di Savino. Grazie. Grazie, io passerei, diciamo, la parola a Savino un po' per... intanto questo, come dire, si è riuscito a restituirci un quadro appunto che riflette un po' la complessità. Ascoltandoti mi hai fatto venire in mente un elemento su cui abbiamo anche, ci siamo confrontati con Savino fino a pochi minuti fa, stavamo ancora a riparlare di questo, cioè del fatto di come spesso ci siamo abituati ad aspettarci, no? L'estremo anche nel racconto fotografico, no? Quindi o la povertà estrema o la devastazione, la violenza, eccetera. Invece Savino ha scelto una strada che è una strada di medietà rispetto a questo approccio, che in qualche modo ci sorprende, perché siamo molto abituati, no? Ad aspettarci un certo tipo di immagini quando si raccontano magari dei territori che vivono dei conflitti anche così lunghi, così devastanti. Quindi io passo questo spunto a Savino per chiedergli un po' come ti sei confrontato, stando un po' sul posto, con questa col confronto, no? con l'estremo da rappresentare, e un po' se ci dai anche un quadro dell'attualità dello stare in Iraq in questo periodo. Grazie Gianluca. Oddio, parlare dopo Chicco, per me che mi occupo di fotografia e quindi di menzogna, dopo questo quadro storico è molto complesso. Io ho iniziato a lavorare in Iraq, ho incontrato l'Iraq nel 2022, anche vittima di certi pregiudizi. Sono andato nel 2022 con l'obiettivo di raccontare quel che era rimasto del nord del paese, di Mosul, dopo la caduta dell'ISIS, e quindi un po' alla ricerca di questo immaginario, non voglio dire splatter, però di devastazione generale. E l'ho trovato molto deludente, devo dire, a livello di impatto visivo, ma anche a livello, come dire, di analisi teorica, di analisi più in generale estetica dello stato del paese. Deludente perché? Perché era un paese devastato, un paese da ricostruire. Di immagini c'erano già tante e realizzai che, insomma, non sarebbe stato opportuno seguire quel filone. Stando in Iraq però sono venuto a contatto con questo grande celato per noi occidentali, e cioè dell'influenza dell'Iran, che passa attraverso una certa propaganda religiosa, banalmente, che è quella sciita, che è quella legata alla storia dello sciismo. Sa che non l'hai citato, però la storia dello sciismo è una storia legata al doppio filo, all'idea di martirio, che non è il martirio del jihad a cui siamo abituati, ma quello è quello degli imam che hanno combattuto il califfato, l'autorità del califfato. E questo è il grande tema, secondo me, dell'Iraq contemporaneo, ed è il filo che lega tutte quelle che devono essere le analisi storiche, sociologiche, sullo stato del paese. Un paese che dal sud, da Baghdad in giù, sostanzialmente è maggioranza sciita, e questa maggioranza sciita, attraverso una serie di approfittando anche di una serie di episodi storici, la lotta all'ISIS ad esempio, è riuscita a estendere la propria influenza su tutto il paese, tranne forse il Kurdistan. Mosul, che ricordiamo è stata riconquistata anche e soprattutto grazie al lavoro sul campo delle milizie sciite create dopo la fatwa di Sistani,
e coordinate dal generale Soleimani, dal generale iraniano Soleimani, adesso è una città controllata dagli sciiti, controllata da un cordone attorno. E quindi mi sembrava interessante indagare questo aspetto che è molto sottile, difficile da rappresentare fotograficamente, se non in un certo senso appoggiandosi a tutto questo immaginario che viene fuori visitando le città sante. L'Iraq è il cuore dello sciismo, perché banalmente le città sante dello sciismo, Najaf e Kerbala, sono in Iraq e quindi sono la destinazione di culto di tutto lo sciismo mondiale. Ovviamente a noi viene in mente l'Iran perché siamo tutti dello Stato teocratico, insomma del dominio sciita in Iran, però l'Iraq è il cuore dello sciismo, è il luogo dove si sono consumati i martiri dello sciismo. E lì in queste città, in questi riti come l'Arbain che ho seguito quest'estate, ma banalmente come qualsiasi situazione legata appunto allo sciismo, è evidente l'utilizzo di questa iconografia, di questo immaginario legato al martirio come strumento di lotta. Strumento di lotta dapprima contro il governo centrale di Saddam, poi contro l'occupazione americana e quindi contro la componente sunnita durante gli anni di guerra civile, e oggi contro quello che è rimasto dell'imperialismo occidentale, immaginario che poi potete anche è facile pensare come i fatti recenti tra Israele e Palestina sia stato pesantemente utilizzato per rafforzare l'autorità sciita, l'autorità del governo centrale che è a maggioranza sciita. L'Iraq sostanzialmente, dopo Bremer e dopo che sono andati via gli americani, ha subito un processo di libanizzazione delle cariche del potere. C'è un presidente che è solitamente curdo, un governo sciita e un'assemblea parlamentare che è diretta da un presidente sunnita, quindi sostanzialmente il potere centrale è nelle mani degli sciiti. Che dire, io sono sempre un po' in difficoltà da buon fotografo a parlare del mio lavoro, insomma. Però come mi chiedevi, com'è stato insomma lavorare con questo tipo, cioè raccontare un qualcosa che in sostanza non esiste, come la propaganda? Complesso, è stato molto complesso. Tra l'altro l'ultimo anno che ho passato in Iraq, insomma, sono state evidenti le conseguenze del conflitto in Palestina ed è stato abbastanza complesso anche lavorare lì, perché mi sono trovato durante le due escalation, quella di gennaio e quella di inizio agosto. Però, per dire, io più di complesso non so che dire, cioè nel senso, perché banalmente è complesso. Sì, no, non per buttarla così un po', però effettivamente da un lato, diciamo, lato produttivo di questa mostra, abbiamo, diciamo, scelto proprio due momenti, cioè sostanzialmente la prima volta che sei arrivato a Baghdad a gennaio hanno bombardato l'ambasciata iraniana, giusto? No, non esattamente. No, Vabbè, insomma, i bombardamenti hanno accompagnato, tu dici esattamente meglio quello che... Però, diciamo, lato... mentre eravamo a casa, insomma, abbiamo seguito con notevole, diciamo, apprensione la tua permanenza in Iraq. Sì, sostanzialmente a gennaio c'è stata l'escalation del conflitto tra Israele e Palestina. Si temeva un allargamento del conflitto perché molte delle milizie sciite filo iraniane, irachene, che fanno parte del famoso asse della resistenza,
hanno provato a bombardare con dei droni alcune basi americane e l'America sostanzialmente ha risposto bombardando un quartier generale a Baghdad. Io ero lì, e, insomma, la tensione è stata evidente, ho fermato per qualche giorno il mio lavoro. E poi sino ad agosto ero a Bassora quando hanno ucciso Ismail Haniyeh a Teheran, e lì sono un po' cresciute. Ero a Bassora per seguire un pellegrinaggio sciita, un pellegrinaggio che poi è accompagnato da molti miliziani, che è momento anche per rafforzare questa attività di propaganda, e sostanzialmente non ci sono state più le condizioni per seguirlo perché la tensione era salita parecchio, sono venute un po' di cose, quindi sono dovuto rientrare. Però, sì, io, piccola parentesi, il lavoro nella sua restituzione fino a ottobre a Mola sarà accompagnato da una serie di traduzioni di un poeta iracheno, Muzaffar al-Nawab, di origini sciite, che è un po' l'epigono della poesia politica irachena. Abbiamo scelto di accompagnare la mostra con questi contributi, che tra l'altro credo, Silvia, che sia la prima volta che sono stati tradotti in italiano, vero? Mi confermi? Perché era importante, secondo noi, restituire un po' la complessità anche dell'immaginario, della dimensione retorica che ruota attorno alla componente sciita del paese. Silvia ha tradotto per la prima volta queste due componimenti poetici di Muzaffar al-Nawab, e quindi a ottobre sarà possibile anche leggere per la prima volta le traduzioni, in realtà non proprio leggere, perché saranno restituiti in una forma un po' particolare e che darà conto della dimensione poetica araba, che è un po' diversa rispetto alla nostra. Sì, io passerei la parola a Silvia, che così ci aggiunge quest'altro, diciamo, pezzo al quadro che stiamo costruendo. Sì, buonasera a tutte e a tutti. Io insegno lingua e cultura araba, e quando appunto Savino mi ha chiesto di tradurre per la mostra due poesie di Muzaffar al-Nawab, io conoscevo già Savino, sono rimasta un po' sorpresa, non per altro, ma perché Muzaffar al-Nawab non è uno dei poeti più famosi in Occidente, non che gli altri siano famosi in Occidente, però diciamo che anche sui manuali universitari, no, quelli su cui normalmente si studia, il lavoro di questo poeta rimane abbastanza marginale, e quindi era ovvio che Savino avesse una conoscenza più approfondita, no, dell'Iraq. Muzaffar al-Nawab è sicuramente uno dei poeti più importanti iracheni, è morto nel 2022, i funerali sono stati un vero e proprio fiume, no, di gente, erano presenti l'ex presidente iracheno, che è stato cacciato con un lancio di scarpe dalla folla, e Muzaffar al-Nawab è tornato in Iraq da morto. Perché? Perché era dovuto andare in esilio, ha subito tutto quello che un regime può far subire a un oppositore politico, cioè carcere, tortura e esilio. E faccio un passo un po' indietro rispetto a quello che ha raccontato Chicco, perché, come dicevo, appunto, Muzaffar al-Nawab è uno... La sua letteratura è parte della letteratura di opposizione, no? Letteratura di resistenza contro i regimi. E devo fare un passo indietro, insomma, per capire come questa letteratura di opposizione nasce e come poi appunto come si inserisce il lavoro di Muzaffar al-Nawab. Subito dopo la decolonizzazione del mondo arabo, quindi
quindi la fine dell'epoca dei mandati, il mondo arabo ha subito un lungo periodo che si potrebbe definire di caos calmo. Al governo sono andati in molti paesi arabi dei regimi che poi sono durati 30 anni, alcuni di questi sono caduti durante le primavere arabe, che con alcune parole chiave, che erano quelle di sicurezza e stabilità, al-amn wal-istiqrar in arabo, hanno sostanzialmente gradualmente diminuito tutte le libertà, soprattutto ovviamente la libertà politica, la libertà di parola. Questo periodo proprio di assassinio della parola, in cui la censura era una, diciamo, delle componenti più importanti di questi regimi, la censura attuata attraverso le famigerate Mukhabarat, quindi i servizi segreti che controllavano tutto, ha colpito principalmente ovviamente i giornalisti, ma ha colpito soprattutto gli scrittori e i poeti. Ovviamente non sto parlando solamente dell'Iraq, perché nel mondo arabo appunto avevamo nello stesso periodo altri paesi in cui si erano installati i regimi. È molto particolare la storia della letteratura di opposizione, perché c'è un periodo che è quello del 1948, che è quello della Nakba, no? La Nakba palestinese, la costituzione dello Stato di Israele, quindi la catastrofe per i palestinesi. In questo periodo paradossalmente c'è una comunanza tra i regimi che saliranno dopo al potere, che saranno tutti regimi di espressione socialista, socialista, marxista, proprio perché in contrapposizione con il colonialismo, no? Che era appena crollato, il colonialismo europeo, e poi quello appunto, il lavoro dei poeti, degli scrittori, che in qualche modo rivolgeranno, no, le loro accuse verso il potere straniero. Che cosa accade? Che fino a questo punto, come dire, i regimi, non dico che si serviranno della letteratura, ma le critiche erano sempre rivolte verso l'esterno. Che cosa accade? Che nel 1967 c'è un'altra data chiave, che è quella invece della Naxa, quindi della nuova guerra di Israele contro la Palestina, ma che è anche e soprattutto il crollo totale degli ideali panarabisti, socialisti del presidente egiziano, che era Gamal Abdel Nasser, quindi la frustrazione di ogni possibile rivalsa degli arabi. Da questo momento in poi le critiche dei poeti, degli scrittori, iniziano a rivolgersi anche verso l'interno, no? Verso l'immobilismo della politica araba, dei regimi. Inizierà a essere smascherata pian piano quella che era la grande truffa dei regimi, che verrà smascherata evidentemente solo durante le primavere arabe del 2010-2011, perché era quello, cioè smascherare la grande idea di fratellanza, del panarabismo, eccetera. Ed è qui che si inserisce appunto il lavoro di Muzaffar Nawab, che è nato nel 1943, quindi ci siamo appunto come anni, e che va all'inizio in carcere perché è affiliato al Partito Comunista. Tenete conto, Chicco non ci è arrivato prima perché è iniziato, diciamo, da metà della storia, ma una serie di colpi di Stato, no, avevano portato al potere prima un presidente che era più vicino ai comunisti, un nuovo colpo di Stato, epurazione di tutti i comunisti. Ecco, Muzaffar Nawab si è trovato in questo secondo periodo, e quindi l'affiliazione al Partito Comunista nel 1963 era appena stato messo fuori legge. Carcere per Muzaffar Nawab, liberato, poi nuovamente carcere e poi in esilio un po' ramingo in tutto il mondo arabo. Lui è l'esponente principale, per l'Iraq ovviamente, della poesia orale. Allora, la poesia orale, la poesia nel mondo arabo, io mi occupo di traduzione poetica, è stata per secoli l'espressione letteraria più importante nel mondo arabo, e quindi aveva anche una importante tradizione orale. Ma qui l'oralità, come poi è stato anche nelle primavere durante le rivoluzioni arabe 2010-2011, è soprattutto stata utilizzata per aggirare la censura, per evitare, no, che, come dire, le poesie venissero, i libri, no, venissero, come dire, ritirati, no? Il corpo effimero della poesia in questo modo poteva
espandersi, poteva diffondersi, era inarrestabile la poesia. È ovvio che il corpo del poeta, che è meno effimero e più materiale, ne pagava le conseguenze, no? La poesia di, come dicevo, la poesia di Muzaffar Nawab è pensata come poesia scritta, quindi nasce come poesia scritta, ma poi è diffusa solamente oralmente. Non credo che ci siano delle pubblicazioni, nel senso approvate, di qualche libro scritto di Muzaffar Nawab, perché in generale le sue poesie sono state diffuse attraverso delle audiocassette negli anni 80, anni 90, che venivano registrate durante i reading, quindi cose fatte in casa sostanzialmente. E la sua poesia è una poesia teatro, no? E ci sono gemiti, pianti, urla, perché l'idea di Muzaffar Nawab è quello di tenere sempre il pubblico, infatti penso che poi nei video si vedrà appunto, di tenere sempre il pubblico allerta, di tenere sempre il pubblico sveglio come dovrebbe essere la società, che non dovrebbe essere oppressa, assopita, no? dai vari regimi, ed è tenuto appunto in questo stato di sempre massima allerta anche attraverso un linguaggio profondamente volgare e anche profondamente uscino, che è una cosa che nella poesia araba, diciamo nella poesia araba di quel periodo, quindi della poesia degli anni 60, 70, anche 80, non era così comune, forse anche per questo che poi non trova spazio nei manuali, diciamo di studio. Quando, diciamo, la maggior parte delle critiche esposte a Muzaffar, insomma, che Muzaffar Nawab dovette affrontare, era sicuramente quella di sulla questione della volgarità, no? Dell'utilizzo di frasi uscine, di termini uscini. Ovviamente la sua risposta è che la sua volgarità non era minimamente paragonabile alla volgarità della corruzione e della violenza del regime. Muzaffar Nawab non sicuramente ha parlato di Iraq, ha parlato del regime, si è scagliato contro il regime iracheno, e anche non solo quelli di Saddam Hussein ma anche quelli precedenti, ma ha accusato tutti i regimi arabi, ed ecco perché poi è andato un po' ramingo, poi insomma è morto in Kuwait, esatto, perché ovviamente la sua era un'invettiva contro tutti i poteri costituiti, quindi anche quelli degli altri paesi arabi. Diciamo un tema che credo che sia importante, analizzato da Nawab, credo sia quello di cui più o meno accennavate, no, voi prima, che è quello della patria. Però non è la patria come la intendiamo noi, no? Ma è in arabo Watan, la grande patria araba, che è molto distante dall'idea di nazionalismo, di stato-nazione, no, che abbiamo noi, e che alcuni scrittori, ho trovato, diciamo, una frase molto che rende proprio l'idea in un romanzo che ho letto recente di uno scrittore libico, che è Hisham Matar, in cui dice: il nazionalismo è l'ultimo regalo che ci hanno lasciato i colonizzatori, perché ovviamente questo tipo di pensiero, no, politico non apparteneva. Quindi l'idea di patria che è presente nelle poesie di Muzaffar Nawab è l'idea appunto del Watan, che è una cosa diversa, non è lo Stato-Nazione, e l'idea di arabicità che è presente è un'idea molto collegata, cioè collegata più all'idea di marginazione e di esilio, perché tenete conto che in quegli anni la maggior parte degli scrittori che in qualche modo potevano effettivamente esprimersi erano in esilio. Erano in esilio egiziani, erano in esilio i siriani, erano tutti in esilio perché c'erano tutti regimi al potere. Quindi in realtà questa arabicità, no, era strettamente collegata all'emarginazione e all'esilio. E io ho tradotto due poesie, una sono due poesie famosissime, Nella vecchia taverna, e l'altro è Ripudio, anche se in realtà in arabo questa fa parte di un doppio componimento, una madre e una sorella, in cui c'è questa madre e questa sorella che parlano con un detenuto politico, no? Quello che mi ha molto colpito è
questa idea che ritorna sempre, perché torna anche in un'altra poesia di Anna Wahb, quella del tradimento, cioè il fatto di dover stare attenti a non tradire la causa del partito Baath, no? Perché quello era, diciamo, se leggete un po' di letteratura araba, anche non, diciamo, irachena, la questione, diciamo, che ti porta in carcere è sempre: hai tradito la causa, hai tradito la rivoluzione, hai tradito questo. Il tradimento qui invece è qualcosa di diverso, che poi, diciamo, mi sono andato un po' a informare, perché non conoscevo questo stratagemma del regime di Saddam Hussein, e a cui fa riferimento Anna Wahb nella poesia che ho tradotto. Il regime di Saddam Hussein liberava i prigionieri politici dicendo che li avevano liberati perché avevano collaborato, cioè avevano parlato, isolandoli sostanzialmente, perché una volta messi fuori, ovviamente il partito, comunque la famiglia, gli affetti, lo trattavano come un reietto, no? Questo è il divide tempera di Saddam Hussein. Quindi ripeto, Muzaffar Anna Wahb è sicuramente in Iraq e in molti altri paesi arabi una figura importantissima. La sua poesia però è una poesia di quegli anni, una poesia retorica, no? Molto, molto politica, anche ideologica, da cui gli scrittori arabi più contemporanei si sono un po' staccati, no? Soprattutto dopo le rivoluzioni arabe. Io potrei citarvi alcuni degli scrittori più importanti iracheni, che sono tutti in esilio. Per esempio c'è la poetessa Dunia Mikhail, c'è lo scrittore Sinan Antun, che vi invito a leggere, che ha scritto ad esempio un testo bellissimo che è Rapsodia Irachena, in cui appunto si descrive sempre la vita di un prigioniero politico all'interno delle carceri di Saddam Hussein, oppure Hassan Blasim, che è uno scrittore iracheno in esilio, che parla più della violenza che gli iracheni si devono portare dietro anche nei paesi di esilio, quindi è una letteratura splatter sostanzialmente. E poi non posso non citare ovviamente Frankenstein a Baghdad di Sadawi, in cui si parla di questo Frankenstein. Ovviamente non farò spoiler per... esatto, ma parla soprattutto, questo Frankenstein è la disarticolizzazione della società irachena dopo l'occupazione americana, no? Brandelli di esseri umani che appartengono a religioni, confessioni, etnie diverse, che sostanzialmente poi vengono riassemblate in un unico personaggio, che è l'Iraq. Poi perché questo è sostanzialmente. E io mi fermerei qui dopo l'aneddoto, se volete, su Saddam Hussein. Diciamo, ci avviamo alla conclusione, e non so se ci sono domande, curiosità, questioni che mi sono venute in mente, e questo è il momento. Nel frattempo io vi rinnovo, per chi è arrivato dopo, l'invito a affacciarvi in questa sala, in cui c'è questa anteprima della mostra, che invece verrà aperta a fine ottobre nel castello di Mola di Bari, e rimarrà per un mese. Se prendete le cartoline, c'è anche un QR code, potete lasciare l'email e vi mandiamo poi il programma che stiamo costruendo, insomma, di questo mese di apertura della mostra, e quindi lì, insomma, trovate ulteriori informazioni. E intanto vi ringrazio, perché avete dato, insomma, penso, un quadro che restituisce, no, tutta una serie di livelli possibili di approccio a un paese che tendiamo, e un'area che tendiamo invece sempre a semplificare troppo. E vi ricordo che questa mostra è sostenuta da SIAE e dal Ministero della Cultura, devo dirlo, ed è prodotta dalla cooperativa Camera Sud. Io vi ringrazio per l'attenzione, e ringrazio il Festival Lector, la Fondazione, per
per averci ospitato e grazie, insomma, ancora a voi per aver dato il vostro contributo. A presto.